Dio mio, buongiorno, buongiorno, benvenuto allo show, come sempre benvenuto nel mio canale YouTube. Se sei una di quelle persone a cui sto sul cazzo, benvenuto anche a te. Se sei una di quelle persone che mi ama, benvenuto anche a te. Se sei una persona di quelle che mi idolatra, benvenuto. Fai quello che devi fare, non lo so, io sono una persona normale come tante, però in questo canale YouTube ti dico quello che per me è importante. Mi è servito per arrivare dove sono arrivato oggi. La realtà è che se tu volessi, tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile. Per cosa guadagni questi soldi? Per chi guadagni questi soldi? Torno in giro per il mondo come sempre, su tutti i miei canali social mi segui, mi vedi e spero di darti una mano importante, no? E in tutti i viaggi che faccio in giro per il mondo, sono ormai anni che viaggio per il mondo, c'è una cosa che non passa mai, che è l'ossessione riguardo un tot di cose in realtà. Le persone cercano di semplificare quello che è il successo, no? Anche se di fondo il successo per me è fare il cazzo che vuoi, no? Fare quello che vuoi, questo per me è il successo. Cercano di semplificarlo per venderti qualcosa di fondo spesso, no? Cercano di dirti, guarda, hai 5 step per diventare milionario. Magari c'è un video YouTube che ho fatto io così, no? Ma perché è normale, ti viene proprio voglia di premerlo. Perché il tuo cervello dice, ah, ma è semplice, mi segui, sono 5 step. Quindi lui mi dirà i 5 step precisi per andare a fare il mio milione. E quindi semplifica la tua mente vuole la semplicità e perché vuole la scorciatoia. Quindi quando ti parlo di ossessione che non è mai andata via nella mia vita, ti parlo di parecchi tipi di ossessioni, non ce n'è solo una. C'è l'ossessione verso il futuro, c'è l'ossessione verso il migliorarmi, c'è l'ossessione verso l'imparare cose nuove, c'è l'ossessione verso, no, esprimere il meglio di me, c'è l'ossessione verso il tempo, questa paura, no, costante, questa ossessione verso il non sprecare il tempo che ho nella vita. Guarda, faccio questo video qua a Reykjavik in Islanda, dove sto aspettando degli amici che stanno arrivando qua, che vivono qua, con cui ho fatto delle grandi connections e avevano un attimo di ritardo, ho detto Fabio facciamo un video, no, non è ossessione verso il tempo, l'ossessione verso l'eccellenza, il dettaglio, no? Quindi in questo video ti parlo dell'ossessione, dove però in primis vorrei farti capire che l'ossessione ci puoi nascere, la puoi perdere, ci puoi non nascere, puoi acquisirla per un periodo, puoi perderla. L'ossessione, se io dovessi dirti, è quella cosa rara, che può anche essere chiamata focus. Io credo che siano due parti collegate, no? Se una persona è altamente ossessiva verso qualcosa, e quindi quella voglia irrefrenabile di avere quel focus, allora le cose succedono per le persone ossessionate. La maggior parte della popolazione ci ha insegnato che l'ossessione è una parola negativa, oh, questa persona è veramente ossessionata. Quando tu poi studi le persone realmente felici nella vita, anche no, ma se tu prendi la maggior parte delle persone felici e studi quanti di queste erano ossessionate su qualcosa, cosa vuol dire ossessionate? Che non dormi la sera, che pensi costantemente a quello, che mentre stai mangiando dici io non ce la faccio a mangiare e non guardarmi un video YouTube, che non ce la faccio anche andare al mare una settimana per staccare la spina e ascoltarmi un podcast. E comunque mentre sono lì al mare, come me a Ibiza, un mese a Ibiza in una villa, 12 persone, stavo da solo e io dicevi sono qua per non pensare. Poi in realtà il mio cervello non ce la fa a non pensare, quindi mi mettevo lì mezz'ora e carta e penna, idea. Quando tu vedi che questo non si ferma, la magia arriva. È bello essere anche qui a girare questi video YouTube. Un altro argomento di cui parlo nel mio canale YouTube, se vai a vedere, sono le dinamiche sociali. Quindi su come fare a non avere, vedi, timore quando la gente ti guarda, non parlare in pubblico, nonostante la gente ti giudichi. Quindi fai uno scroll giù in questo canale. Quindi questo è il senso, nulla rimpiazza l'ossessione. Tu puoi essere una persona estremamente intelligente, estremamente talentuosa, puoi essere una persona estremamente estroversa, smart, you can be the hell you want. Ma se non hai l'ossessione, non c'è niente che possa farti raggiungere grandi cose. Niente, perché? Perché per arrivare a grandi cose, te lo dico una persona che lo sta facendo, l'ha fatto, lo farà e soprattutto lo farà sempre di più, non è una cosa che devi fare, non è come te la vendono, semplice. È una cosa che richiede tempo, costanza, dedizione, è lunga, è faticosa. Devi, prima di imparare a fare video YouTube così, devi imparare a tenere gli occhi della gente quando passa, scherzare con le persone, non distrarti, non perdere il filo. Ma tu credi che questa roba venga da una persona normale? O venga da una persona che l'ha fatto 100.000 volte perché è assolutamente ossessionata dal dire devo diventare un fenomeno a fare video YouTube? Io potrei fermare le persone adesso e chiedergli qualcosa in cecoslovacco, potrei inventarmi delle parole in francese, potrei fare cose perché sono ossessionato
nel diventare il meglio di me nell'ambito delle relazioni, del business, del marketing, delle social dynamics, delle relazioni proprio umane, relazionali con le altre donne, con gli uomini, tutto, no? Niente rimpiazza l'autostima, vecchio mio. Niente rimpiazza l'autostima. Niente rimpiazza l'ossessione. Niente rimpiazza l'ossessione. Quindi se tu sei una di quelle persone che si siede al tavolo con altri e altre persone magari che non fanno il tuo business, che non fanno impresa, non sono imprenditori, e non senti che il focus va via, senti che no, ti stanno parlando di cose che non ti interessano, tu hai quel bisogno malato quasi, no? Per la gente è malato, per la gente ti dice, tu devi rilassarti, ma tu stai facendo troppo, ma tu stai esagerando. Queste sono le parole delle persone non ossessionate, perché le persone ossessionate, te lo giuro su Dio, ti capiscono al volo. Una volta andai da il mio mentore, uno dei miei mentori, ma credo che sia il maggiore, e gli dissi, non sono mai felice, non riesco mai a sentirmi veramente appagato quando faccio qualcosa, no? E lui mi disse, Giorgio, prima cosa, benvenuto nel club. E già questo mi disse, wow, benvenuto nel club. La seconda cosa che mi disse fu, questa è la tua più grande fortuna. È chiaro che una persona ossessionata dal raggiungere obiettivi, dal fare il meglio di sé, dal strecciare la propria mente, il proprio corpo, il proprio business, a fare il massimo, è chiaro che deve anche imparare a godersi il momento, a godersi la vita, anche a imparare a saper mettere quella cosa a parte e non perdere il focus e non perdere il grip, godersi la vita, la relazione, la famiglia. Però è la più grande fortuna, che quella roba lì ti continua a spingere, a spingere, a spingere, a spingere, e sei quella fame insaziabile di spingere, di raggiungere, di crescere, di vedere fino a dove puoi arrivare. Nulla rimpiazza l'ossessione. Nulla rimpiazza l'ossessione. Se tu sei una di quelle persone che va a dormire e dice, mi è venuta in mente una cosa, io vado a dormire tutte le sere, mi metto lì, questo non si spegne. Pensa, dopo 10 minuti, idea, telefono, scrivo. Idea, telefono, scrivo. E non ce la faccio andare a dormire se non ho segnato quell'idea, se non ho segnato quella cosa. Non ce la faccio perché mi sento che sto andando sotto il mio potenziale. Questa cosa mi fa incazzare, perché se io posso andare all'eccellenza, devo andare all'eccellenza. È un discorso, l'ossessione è un discorso di standard personale. È un discorso di quanto tu pretendi da te. È un discorso di quanto tu credi di meritarti, di quanto tu richiedi da te stesso. Quanto tu per... Ecco perché le persone ossessionate richiedono tanto dagli altri, sbagliando a volte, non riconoscendo che la maggior parte della gente non è come loro. Se sei una di quelle persone lì, datti una pacca sulla spalla, accetta la solitudine certe volte, accetta che la gente non ti capisca, accetta che sei diverso, accetta che sei particolare, accetta che non troverai riscontro della tua pazzia, non troverai gente che lavora come te. Accetta quella roba perché è il tuo dono più grande, con i suoi pro e i suoi contro, ma sei diverso dalle altre persone. L'ossessione è non riuscire a staccare la spina, non riuscire anche a stare con una persona magari e pensare una cosa. I veri imprenditori, una caratteristica che hanno, tu potresti essere la mia ragazza, mia moglie o tuo ragazzo, quello che è, e la persona ossessionata sta guardando un film con te e a un certo punto la vedi che si alza e prende un foglio di carta e inizia a scrivere. E gli dici, che cazzo fa questo? O magari è con te a cena e lo vedi che è nei suoi pensieri. Tu gli parli, lui sì, o lei sì. E tu dici, che cazzo ha questo? Ecco, questo è un consiglio per te se vuoi frequentare una persona ossessionata. Attenzione, perché non lo fa contro di te, lo fa perché questa roba non si ferma, ok? L'ossessione è la numero uno delle priorità di queste persone. Non c'è niente da fare, è più forte di loro, è come loro sono fatti. Sono fatti così queste persone. Come quando ti innamori, no? E tu non vedi nient'altro che quella roba lì. Le persone ossessionate sono persone innamorate di qualcosa. Spesso sono innamorate della vita, del business, del tempo, innamorate della gentilezza, sono innamorate di tutto quello che poi concerne quell'ossessione, perché per arrivare a un'ossessione, come gli dicevo, ne ruotano tante intorno. Ossessionato dal imparare una nuova lingua, ossessionato che non ci puoi fare un cazzo. La maggior parte delle persone non ti capiranno, qualcuno ti lasceranno indietro, ti verrà da dubitare di te stesso, ma tu sei innamorato. Potrebbero dirti anche che l'amore è sbagliato della tua vita, potrebbero anche dirti che stai sbagliando tutto, che vedi offuscato. Tu però sei innamorato. Rimani innamorato, comprendi la rarità di quello che stai vivendo, di quello che sei, ama l'ossessione, crea l'ossessione, diventalo, perché tanto alla fine tutti diventiamo fenomenali in qualcosa. Gente diventa fenomenale a non fare un cazzo, gente diventa fenomenale a perdere la propria vita dietro a minchiate, gente diventa fenomenale a fare il dottore, gente diventa fenomenale a fare l'avvocato, gente diventa fenomenale a fumarsi 40 sigarette al giorno, hanno proprio uno stile dal naso, fanno i giochini come facevo io all'epoca, gente diventa ossessionata dallo spaccarsi tutti i giorni,
gente diventa ossessionata dal parlare male di altri. Ognuno diventa ossessionato di qualcosa, fenomenale in qualcosa e sviluppa l'eccellenza in qualcosa. Tu sviluppa l'eccellenza, l'ossessione e la magia in quello che tu hai di speciale, perché sono sicuro che ce l'hai anche tu. Trovalo, scoprilo, riconoscilo, accettalo, trasformalo nella tua più grande benzina, perché tanto alla fine dei giorni, ricordati questo, ti chiederai se davvero hai usato il tempo a tua disposizione in qualcosa che davvero vuoi. Non seguire la massa, non seguire la gente, non seguire le cose che gli altri vogliono da te, segui la tua di ossessione, perché ti garantisco che c'è un mondo di gente lì fuori in cui puoi ritrovarti, perché anche loro sono assolutamente fulminati. Un abbraccio da Giorgio, dall'Islanda, Fulgas. Iscriviti al canale se hai trovato valore e gira questo video a qualcuno che sei ossessionato con lui e gli dici: oh, questi siamo noi, questi siamo noi.